Questo gioco è rotto nell'anima. Signori, ben ritrovati in questo nuovo video, nuovo episodio della nostra serie su F1 Manager 24 con Luxunder Racing. Terzo episodio di questa nuova stagione, di questa seconda stagione. Siamo in Bahrain, sì, perché il calendario l'abbiamo un po' rimescolato, l'abbiamo spoltito e rimescolato. Se avete visto il primo episodio sapete già. Houston, abbiamo un problema. Il gioco mi crasha sistematicamente all'inizio delle prove libere del Bahrain. Ho provato a simularle, ho provato a skipparle totalmente, ho provato a gestirle manualmente. Non c'è modo, appena iniziano le prove libere il gioco crasha. Sto pensando se c'è un modo di intervenire con il database editor, ma ho paura di no. Può anche darsi che questo sia proprio un cortocircuito dato dal fatto che abbiamo modificato un sacco di cose col database editor, eh? Però, boh, vi faccio rivedere, ci riproviamo. Ecco, non so, proviamo a gestire, anzi proviamo a saltare direttamente alla gara, una cosa che non ho mai fatto. E non va, crasha di nuovo. Allora, proviamo ad annullare il Gran Premio del Bahrain dal database editor a questo punto. Non so se si possa fare però, forse sì. Proviamo ad annullarlo, lo tolgo, andiamo direttamente a Jeddah. Sovrascriviamo il file, torniamo in game, proviamo a caricare, come fine stagione, oh. Ah ok, è sbroccato un attimo tutto, però adesso sta caricando il file. Fiducia consiglio, insomma, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Qui c'è ancora la mail del Bahrain. Speriamo che questa cosa non mandi in cortocircuito il gioco. Avanziamo. Condizioni di porto scadenti. Fosse solo l'eliporto, ragazzi, vi faccio vedere velocemente. Qui, vabbè, l'eliporto è proprio andato. Effettivamente l'eliporto costa talmente poco, 480.000, direi che possiamo anche aggiornarlo direttamente l'eliporto. Però qui è tutto messo un po' a merda. Ci sarebbe anche il centro meteorologico da aggiornare, più che altro da ristrutturare. Pure il simulatore, ragazzi. Il simulatore è importante, visto che abbiamo un pilota giovane come Berman, un altro che comunque cresce come Albon. Una singola struttura che sta bene. Comunque, vediamo se riusciamo a fare la gara a Jeddah. Proviamo a simulare le FP1, incrociamo le dita. Qui pare che va. Ok, perfetto, abbiamo risolto il problema. Annullato per motivi d'ordine pubblico il Gran Premio del Bahrain. Oh, scusate, avevate lo schermo strazoomato, me ne sono accorto solo adesso. Non so quanto abbiate capito e visto negli ultimi minuti, ma vabbè, l'ho fatto comunque la telecronaca. Via, usciamo per l'ultimo tentativo del Q1. C'è anche un po' di traffico. Vediamo un po' adesso che si lanciano. Forse non ne trovano, il giro lanciato. Direi di no. Attenzione, arriva Albon, si mette dentro. Berman è 18esimo. Lì forse è scivolato in 19esima Berman. Sì, infatti, però meglio, un piccolo passo avanti. Mentre Albon per la seconda volta accede al Q2, stavolta non è per la pioggia. Via, esce Albon per l'ultimo tentativo di questo Q2. Proviamo il miracolo, Alex, proviamo il miracolo, vediamo. Si lancia adesso, non trova traffico. No, sì, forse lo trova, sì, c'è un Aston Martin, spero non gli abbia dato fastidio. È ultimo, purtroppo è ultimo. Partirà dunque 16esimo. Allora, la strategia... qui direi una sosta va bene, no? Con la hard? No, rossa gialla è proprio tiratissima. Direi che rossa bianca va bene. E io con Berman la ribalterei. Visto mai esce una safety car, ne possiamo approfittare, quindi proviamo ad andare lunghi. È tutto pronto qui a Jeddah, inquadrato Stroll che si aggiusta i guanti. Ci siamo. Bandiera verde in fondo, si accendono i semafori. Pole position per Oscar Piastri, attenzione, di fianco a lui Max Verstappen. Si spengono i semafori e si parte. Vediamo anche Albon come è messo lì dietro. Andiamo su di lui. Solita partenza aggressiva del thailandese che si infila e supera Colapinto, che era 14esimo, supera di slancio. Mentre Berman è in 19esima posizione adesso. Ha mantenuto la posizione di partenza. Oh, attenzione, c'è un incidente tra più auto. Andiamo a vedere. Gasly, no. No, c'è Colapinto lì vicino. No, Pier, no. Ok, meno male. Ho temuto che c'entrasse Luxunder Racing lì davanti. Invece ha centrato Colapinto, il povero Colapinto. Buono, però si becca la penalità, quindi Berman passa davanti. Momento del pit stop di Alexander Albon. Siamo al giro 20. Entra in pit lane. Buona sosta, 2-4. 2-4, rientra... Vediamo se sì, dovrebbe entrare davanti a Gasly, dietro al suo compagno di squadra. Perfetto. Attenzione safety car, attenzione. Safety car, e questa è interessantissima per Ollie Berman.
perché stava per fare il pit stop, quindi lo anticipiamo leggermente, lo facciamo entrare, forse gioca il jolly, è esattamente il motivo per cui abbiamo invertito la strategia con lui. Speravo proprio in una cosa del genere ed è capitata nel momento migliore. Anzi, potremmo anche pensare di rientrare pure con Albon, perché rientrano tutti. Allora, attenzione, 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 perché adesso tutti rientrano. Sì, io forse rientrerei pure con Albon a sto punto, però per montargli cosa? Gomma gialla. Con la rossa abbiamo fatto 20 giri, dovremmo farne altri 20, siamo un po'... Però ci siamo, dai, la macchina è pure più scarica, montiamo un'altra gomma rossa. Andiamo al box pure con Albon. Ok, vai, va dentro Albon, 2.7, 2.5, Berman, ottime le soste. Allora, vediamo adesso che succede con la safety car. Intanto andiamo a vedere anche l'incidente, che è di Stoffel Van Dorn, del nostro amico Stoffel Van Dorn. Ed è buono perché guadagniamo un'altra posizione, lui c'era davanti, se ne va a muro da solo, grande Stoffel. A questo punto cerchiamo di capire, perché c'è sempre il problema che se ci fanno sdoppiare poi non ci fanno riaccodare. Cerchiamo di capire un attimo l'ordine dei piloti in pista, infatti dobbiamo sdoppiarci. 20 laps to go. Dobbiamo adesso sdoppiarci, ok, adesso ci fanno sdoppiare. Allora spingiamo a manetta già in questo giro perché sicuramente poi... Non ci aspettano, ovviamente non ci aspettano. Infatti, questa cosa mi fa molto rosicare. Questa cosa mi fa veramente molto rosicare, quindi via. Si riparte. Si riparte, ma non abbiamo grandi speranze perché davanti possiamo prendere soltanto Duan e Ricciardo. Ricciardo tra l'altro ha problemi. Però insomma, sarebbe male anche già intanto prendere questi due. E infatti, eccolo Albon che va a superare Ricciardo. Bene, bene. Andiamo a vederlo il sorpasso. Addirittura dall'onboard, all'esterno, wow, un esterno che poi diventa interno, bravissimo, bravissimo Alex, che adesso punta all'Alpine di Duan, forse l'ha già superato, sì, lo supera proprio in questo momento, e adesso tocca a Berman, invece deve difendersi da Ricciardo, nonostante i problemi di Ricciardo, niente, viene superato, boh, vabbè. Ricciardo con problemi gravi riesce a superare Berman. Adesso Berman si è ripreso la posizione su Ricciardo. Occhio a Duan che è attaccato ad Albon, proprio francobollato. Adesso sta rientrando anche Berman. Su Duan. Si è fermato? Che ha fatto Duan? Si è fermato, mi sa. Perché adesso Berman e Albon vanno insieme. B16, P17 e sono abbastanza isolati. Inizia l'ultimo giro per Verstappen e quindi adesso anche per i nostri piloti. Alonso va a vincere la gara. Incredibile, Alonso supera Verstappen all'ultimo giro e va a vincere a Jeddah. Arrivano poi anche Albon e Berman, P16, P17. Ottimo risultato per l'Alexander Racing, anche se temo che questo non basti il consiglio. Mamma mia, male qui. Andiamo a vedere il consiglio. Niente, sono delusissimi ragazzi. Sono delusi anche dal risultato che abbiamo ottenuto a Jeddah. Sono rimasti delusi anche dal, cos'era, 15° posto conquistato a Suzuka da Albon o qualcosa del genere. Quindi, cioè, loro vogliono che andiamo a punti, ma... Cioè, questa roba come facciamo? La macchina, anche se la miglioriamo, non può andare a punti. Io, ragazzi, se non c'è un'inversione di tendenza abbastanza improvvisa e netta, la vedo durissima. Secondo me questa stagione non la finiamo. Completato il progetto del telaio, andiamo a produrlo. Sperando che porti dei benefici. Arriva anche il piano di sponsor, quindi arriva un po' di liquidità, meno male. Ok, ma perché obiettivo mancato, scusate? Ma l'attività l'ho fatta. È coinvolgimento, perché è mancato? Io questa roba non la capisco. Vabbè, arriviamo a 3 milioni. Ne arrivano per fortuna 8 dalla cessione della Galleria del Vento per gli sponsor, quindi comunque arriva tanta liquidità. Tra l'altro, sì, anche se, scusate, 3 più 8 e io ce n'ho 6, com'è possibile? Boh, io non li capisco sti piani di sponsor, non riesco proprio a capirli. Ok, allora io con queste attività arrivo preciso all'obiettivo, quindi perché poi mi dicono che l'obiettivo è mancato? Io queste cose non capisco, vabbè, comunque. Qui poi con le strutture siamo sempre messi abbastanza male, anche perché io vorrei, cioè non so da dove cominciare, vi dico la verità, abbiamo attualmente 5 milioni e mezzo. Non so da dove cominciare. Comunque, per fortuna ci vengono incontro Emiliano G e Luca Piergentili, che sono gli ultimi due ad essersi abbonati in ordine cronologico, che con i loro abbonamenti, oltre a supportare il canale, supportano anche l'Alexander Racing, che versa in condizioni disastrose, perché con questi due abbonamenti ci andiamo ad aggiungere 10 milioni al budget. Quindi adesso vado nel database e li aggiungo. Con questi 10 milioni in più dobbiamo andare ad aggiornare una di queste strutture, adesso non so bene quale, perché... come avete visto, gli sviluppi che stiamo portando non portano in realtà grandi benefici. Questo succede perché la situazione è questa.
se le strutture non funzionano, gli sviluppi non funzionano, quindi bisogna partire da qui. Io spero che avremo tempo in questa stagione per poter sistemare almeno alcuni di queste strutture e poi andare a sviluppare con degli sviluppi che abbiano un impatto, perché al momento non ne stanno avendo. Quindi vado un attimo nel database, aggiungo i 10 milioni e torno subito. E rieccoci qui con 10 milioni in più, quindi siamo a 15 milioni. Con questi 15 milioni, intanto prima controlliamo che non ci sia qualcosa da produrre, tipo ad esempio un sottoscocca che serve e delle sospensioni. Oddio, forse a questo punto le sospensioni sarebbe quasi meglio progettarle più che... Vabbè, no, produciamole. E un milione già se ne va così. Allora, sono un po' combattuto tra il simulatore di gara, che ci costa 8 milioni aggiornarlo e portarlo al massimo, però forse dovremmo lavorare più su questa roba qui, tipo sul simulatore CFD, aggiornarlo ci costa 12 milioni, io andrei su questo, perché la fabbrica ha un costo proibitivo. Proibitivo no, 14 milioni e mezzo, precisi, per raddoppiare la velocità di sviluppo. Però a noi serve soprattutto che lo sviluppo sia efficace. Ovviamente costa troppo il centro di progettazione. Andiamo sul simulatore CFD, dai, aggiorniamo questo. Così almeno rimaniamo anche con un paio di milioncini in tasca che possono far comodo. Che è successo? Modifiche... Ah, ok, le modifiche tecniche rilevanti. Aggiornato il centro con l'autocomponenti. Fatemi vedere un attimo. Aggiornato di nuovo, costa 8 milioni. Aggiornata la sala del consiglio. Questa sarebbe quasi da... Ah, anche la galleria del vento è stata ristrutturata, bene. Bedrin che sale. E dicevo, questa sarebbe quasi da fare subito. Un altro milione, sì, per portarlo a livello successivo, almeno aumenta un po' il gradimento del consiglio. Non penso che faccia molto la differenza la sala del consiglio, però lavoriamo dove possiamo lavorare. Aia, ci chiedono risultati migliori. Se li prometto già al prossimo Gran Premio e li ottengo, la fiducia sarebbe raddoppiata. Se però non li ottengo, la diminuzione di fiducia sarebbe raddoppiata. Siccome abbiamo degli aggiornamenti, però io non so quanto... Intanto ce li abbiamo, sono arrivati? Il telaio nuovo è arrivato? Uno sì. Ok, vediamo un attimo perché come siamo messi adesso con i nuovi aggiornamenti? Siamo 16esimi come velocità massima. Sì, oddio, migliorati un po' in mia velocità massima, però è tutto... Non lo so. Non lo so, ragazzi, non rischierei. Io direi a tempo debito. Non facciamo promesse che non possiamo mantenere. Allora, inizia il nuovo periodo ATR. Io non so se abbiamo i soldi per portare un nuovo aggiornamento. Proviamo. Tipo così, no? Le pance laterali. Una cosa del genere. Quanto ci costa? 1 milione. Se la facessimo affrettata addirittura 1,5 milioni e arriva in 15 giorni. Dai, proviamo. Dobbiamo in qualche modo apportare dei miglioramenti a questa macchina. Siamo rimasti con 140.000 dollari, non dobbiamo avere imprevisti, altrimenti siamo fottuti. E arriviamo a Miami, dove con un nuovo telaio speriamo di ottenere risultati migliori di quelli visti negli ultimi tempi, anche perché io voglio capire quali sono i risultati che soddisfino il consiglio. Abbiamo capito che fino alla 15ª posizione a loro non interessa, non sono soddisfatti, quindi bisogna arrivare dalla 14ª in su almeno, che non è facile. Che non è assolutamente facile, però ci proviamo, sperando che questi nuovi telai facciano un po' la differenza, che la gara sia un po' imprevedibile, che ci sia magari qualche problema per quelli davanti. Niente raga, si era bloccata la registrazione, purtroppo non me ne sono accorto durante le qualifiche, non vi siete persi un granché perché abbiamo trovato traffico, tanto traffico nel giro che ho lanciato e purtroppo abbiamo fatto P18, P20. La Berman non mi sarei aspettato molto di più, magari Albon poteva fare meglio se non avesse trovato traffico, ma tant'è. Vabbè, sulla strategia direi pochi dubbi, rossa già la rossa per entrambi e incrociamo le dita. Via, si parte. Andiamo su. I nostri piloti. Partito male Albon. Vabbè, c'era Verstappen vicino a lui, ecco perché è partito male. Nonostante questo prova ad attaccarlo. Andiamo su questo duello. No, vabbè, non puoi competere con una Red Bull. Specialmente in questo momento. Incidente tra più auto, Stoffel Van Dorn che va a colpire, una visa cash up, non penso di aver fatto niente. Hanno solo perso tempo. Anche se Van Dorn viene penalizzato per questo, buono. Momento della sosta per Alexander Albon. Via, cambio gomma rapidissimo, 2-2. Vediamo se rientra davanti a Van Dorn, sì. Dentro anche Berman, 2-3, buona anche la sua sosta. Adesso dobbiamo abbassare un po' la temperatura dei motori però, ragazzi. Infatti inizia a avere problemi adesso Albon.
era prevedibile. D'altronde siamo anche con i componenti con cui abbiamo iniziato la stagione ancora, questo va detto. Niente, Albon non riesce ad abbassare le temperature del motore, proviamo ad andare proprio in conservativa. Detriti, che è successo? Sono da incidente curva 12. Buono, perché anche lui era davanti. Niente di che comunque. Non si abbassa la temperatura del motore di Albon, è incredibile, anche andando a ritmi ridotti. E allora tanto vale spingere. Sta praticamente prendendo fuoco la sua vettura. Intanto non si abbassa la temperatura, proviamo a dirgli di guidare in aria pulita, boh. Guida in aria pulita. Vediamo se così si abbassa un po'. Niente. La temperatura di Albon non scende, del motore di Albon non scende. In nessun modo. È altissima e non scende. Ultima sosta per Albon, 3-3, niente, che ha detto male anche ai box stavolta ad Albon. Il motore rimane fisso a 133 gradi. Non c'è verso. Albon rientra in ventesima posizione alle spalle del compagno, che adesso dovrà fermarsi anche lui, però. Va dentro Berman, 3-3-4 anche lui, niente, vabbè. Non è giornata, decisamente non è giornata. Ragazzi, basta non mi fate cazzate tra di voi, Inizia l'ultimo giro, una grandissima sofferenza qui a Miami. Berman per la prima volta sta per battere Albon. Che è successo? È finita, sì. Sì, meno male, va. Tanto prendiamo il bonus solo da Berman stavolta. No, ho finito il piano di sponsor, arrivano altri soldi. Poca roba, in realtà. Attenzione tra ingegnere e pilota, attenzione. Pau Rivera e Oliver Berman. Interveniamo. Tanto pronte le pance laterali, cioè pronte, sviluppate, adesso dobbiamo andare a produrle. Arrivano in 8 giorni, quindi su una macchina le avremo anche ad Imola. Mentre a questo punto io andrei a sviluppare di nuovo il sottoscocca. Ci mettiamo tutto quello che ci rimane in termini di ore. Ok, andiamo su affrettato. Via. E arriviamo all'ultima gara di oggi in Canada. Round, questo cos'è? Round 6 di questo mondiale. E attenzione perché è un weekend bagnato. Allora, vediamo un po' questo Q1 a livello medio come siamo messi. Forse conviene farlo subito il giro, perché dopo mi sa che peggiora. Dai, andiamo subito, va. Usciamo subito, proviamo a fare subito il tempo, perché dopo peggiora leggermente la pista. E incrociamo le dita. Occhi al traffico, niente, abbiamo già trovato traffico in curva 1. Ovviamente bisognerà fare un altro tentativo per entrambi e lo farei subito, prima che la pista peggiori ulteriormente, sperando di non trovare altro traffico. Un po' lo troviamo. Andiamo, niente. P19. Bandiera rossa, bene. Daniel Ricciardo si va a schiantare a muro, perfetto. E vabbè, al momento siamo P20, P21, quindi. Tra l'altro stiamo correndo con componenti totalmente nuovi, ho cambiato tutto. Ah, tecnicamente è tempo per fare un altro tentativo, cioè. Quindi a questo punto, why not? Questa volta usciamo all'ultimo, fammi vedere il meteo. Sì, tanto è uguale, stavolta esco all'ultimo. Usciamo adesso, via. Dovremmo avere la pista tutta per noi o quasi. C'è soltanto Duan che potrebbe darci fastidio. Speriamo di non beccarlo in un punto antipatico. Ok, sul rettilineo, bene. Rimaniamo dove siamo comunque. Io non capisco perché andiamo così piano. Questa qualifica mi toglie anche un po' di speranza per la gara, dove tra l'altro la strategia sarà più o meno questa, perché è acquazzone fino a più o meno metà gara, poi dopo si vede. Stavolta però togliamo un po' di carburante. Vediamo, non credo questa sia una gara da cui potessi aspettare particolari sorprese, perché comunque pioverà tutto il tempo, quindi non ci sarà quell'imprevedibilità di strategia che c'è alle volte quando il meteo è variabile all'interno della gara. Qui piove, 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 poi forse alla fine bisogna montare le intermedie, ma è da vedere. Anche perché il nostro centro meteorologico tra l'altro non è al massimo al momento, quindi vabbè, solito ingorgo. Qui attenzione, qualche contatto tra Albon e Van Dorn e anche tra Van Dorn e Duan. Attenzione, perché adesso sarebbe da intermedie, ad esempio. Sarebbe da... proprio così, si alternano continuamente. No, allora non vale neanche la pena stare a cambiare. Saranno picchi di pioggia improvvisi. Il problema è che quando smette di piovere le gomme si bruciano così. Dobbiamo andare parecchio piano per conservarle. Ok, adesso è di nuovo da bagnato. Anzi, adesso addirittura facciamo fatica a tenerle in temperatura, oh. E dai. Attenzione, perché adesso di nuovo è da intermedie. Virtual safety car. Incidente di Lewis Hamilton, che era settimo, quindi naturalmente davanti a noi. E penso che possa ritirarsi, vediamo. E infatti Hamilton si ritira.
Tra l'altro vedo che gli altri stanno gestendo le gomme tutti abbastanza peggio di noi. Virtual safety car in rientro. La pioggia forte quando arriva. Adesso arriva, dai. Noi abbiamo sempre questo problema con le gomme. Ok, ok, riecco la pioggia, vai, vai. Riattacchiamo a correre. Ah, ha smesso di nuovo. Attenzione adesso perché le temperature delle gomme saliranno nuovamente. Ne sei di nuovo da intermedie, infatti li stiamo di nuovo bruciando. Però se guardiamo la colonia siamo sempre quelli che le stanno gestendo meglio comunque. Che ovviamente non vale la pena fermarsi a montare le intermedie, ci sarà un altro scroscione. Poi dopo magari si possono montare. Vieni, ecco la pioggia. E adesso possiamo spingere, tanto. E stavolta stiamo facendo una buona gara a livello di gestione, eh. Adesso dobbiamo solo azzeccare il momento in cui... Attenzione perché ci sarà un crollo improvviso dell'acqua, ecco infatti. Qui bisogna beccare il momento giusto. Io con Albon mi fermerei a questo giro per montare la gomma intermedia che ci porterà al traguardo. E quant'è il distacco? Perché forse con Berman non possiamo farlo. È 4 secondi. Sì, tecnicamente c'è il tempo. Perché andrebbe fatto anche con Berman, dai. Se non mi sbagliano il pit stop, ci stiamo precisi. Quindi attenzione, momento chiave. Entreranno tutti, ovviamente, eh. Me l'aspetto. Va dentro Albon, ti va dentro un sacco di gente. Via, dentro anche Berman. Andiamo sull'onboard di Berman per vedere un attimo se si riesce a fare la doppia sosta in tempo. Dai, ragazzi, perfetto. 2-6, 2-5, perfetto. E rientriamo a questo punto in P16, P18. Ma c'è un sacco di gente davanti che la gomma la deve ancora cambiare, quindi attenzione. Spingiamo in questo giro, spingiamo tantissimo in questo giro, dai. E vediamo cosa esce fuori adesso. Adesso tanta gente ai box, occhio. Tra l'altro le gomme sono fredde ancora. Vediamo adesso al passaggio nei box. Niente, siamo in P... Siamo rimasti in P16, P17 in realtà. Ma c'è gente che la... No, c'è gente che ancora le gomme le deve cambiare però. E queste... Chiaramente queste gomme ce le teniamo fino alla fine. Anche se attenzione al finale, eh. Attenzione al finale perché... sono cambiate di nuovo le previsioni. Allora spingiamo con questa gomma. Signori, Albon è... non è lontanissimo dalla zona punti. Attenzione a questo finale. Attenzione soprattutto alla pioggia che adesso aumenterà parecchio. No, forse no, teniamo queste gomme, non diventerà. Forse diventerà da full wet proprio nel finale, ma le teniamo. Attenzione ad Albon lì, perché andiamo a vedere un attimo com'è la situazione dei distacchi. Ci vorrebbe un incidentino, un qualche imprevisto. Adesso diventa da full wet, ma ragazzi mancano 4 giri. C'è qualcuno, tipo Antonelli, che adesso è dietro a Berman, che sicuramente lo supererà. 3 giri al termine. Berman deve difendersi da Antonelli, niente, passa adesso Antonelli. Però Berman non ne ha, chiaramente, contro uno che ha le gomme da bagnato adesso. Quindi inizia l'ultimo giro, attenzione perché 2 giri in più Antonelli prendeva pure Albon. Verstappen va a vincere. E Alexander Albon va a chiudere in 13ª posizione. Con Berman che arriva in 15ª, abbiamo fatto una grandissima gara di gestione sotto la pioggia. Vediamo se questo 12esimo fa contento il consiglio, perché altrimenti non so più che fare. Peccato ci sono stati pochi ritiri, soltanto Hamilton, perché con qualche ritiro in più potevamo andare a punti. Ok, aggiornamento sala del consiglio completato e facciamo anche livello 5. Intanto Berman diventa 80. Portiamo la struttura a livello... Ah, è già a livello massimo? No, non è a livello massimo. Aggiornare, servono 2 milioni e mezzo, ce li abbiamo, vai. Aggiorna, così almeno magari diamo un po' questo specchietto per le allodole al consiglio. Andiamo a vedere il consiglio, che ovviamente fiducia non ne ha. No, raga, non possono essere delusi anche a Montreal. Abbiamo fatto P13, P15. Comunque questo gioco è rotto nell'anima. Cioè, con una scuderia di fondo griglia arrivo 13esimo e sei deluso del risultato sportivo, della prestazione in gara? P13, P15 costi 14? Sei rotto nell'anima. A questo punto ci fermiamo alla vigilia del Gran Premio di Imola e ci stiamo avvicinando già al giro di boa, perché con questo campionato ridotto è saltata anche la gara in Bahrain, quindi da 18 gare che erano in calendario sono diventate 17. 6 le abbiamo già fatte, insomma ci avviciniamo. Pollicione in su a questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Questa serie torna sabato prossimo ore 12, ma in settimana arrivano tutti gli altri video. Noi ci vediamo con i prossimi contenuti. Un saluto, ciao.